Allora, stamattina siamo qui in un presidio sotto la prefettura di Salerno per chiedere al governo e alla regione Campania un intervento a tutela dei lavoratori ex percettori di ammortizzatori sociali nel caso di coloro che hanno visto scadere la mobilità nel 2014, 2015 e 2016 e coloro invece che sono ancora in mobilità ma vedranno scadere questa nei prossimi mesi. Attendiamo la discussione alla Camera del 12 dicembre dove verrà discusso un emendamento già approvato al Senato, che forse dovrà prorogare la mobilità per quei lavoratori che hanno visto scadere la mobilità dal 22 novembre 2017 al 31-12-2017 e nelle restanti 6 mensilità del 2018. Diciamo che sono soltanto sulla soluzione di tampone, perché questi lavoratori non hanno bisogno di assistenza, ma hanno bisogno di vero lavoro. E questo loro problema si lega a un problema, diciamo, comune nel Mezzogiorno, ma soprattutto nella nostra regione, nel nostro territorio, dove la disoccupazione tocca livelli superiori rispetto a quelli della media nazionale, e c'è una disoccupazione giovanile che arriva al 60%. Quindi oggi siamo qui per chiedere alle istituzioni un intervento vero, non puro assistenzialismo, perché anche le tesi del governo, che il reddito di cittadinanza possa risolvere il problema di questi lavoratori, noi non lo accettiamo perché il vero problema si risolve soltanto con il lavoro.